Salve a tutti, io sono DolonGamer e benvenuti sul gioco più ignorante dell'anno, Just Die Already, in cui scopriremo in quanti modi nonno Telone riuscirà a morire mentre arrecchiamo terrore e distruzione agli abitanti di una città completamente fuori di testa. Restate fino alla fine ragazzi perché è successo di tutto. Buona visione! Beh, ovviamente le nostre disavventure iniziano in una casa di riposo, dove mi avranno sbattuto fra 5 anni, quando avrò raggiunto il milione di iscritti. Sì, quello sono io fra 5 anni, ragazzi. Chiamatemi pure Nonno Telone, lo youtuber più sexy che sia mai esistito su YouTube Italia. Guardatemi quanto sono sexy e bello, ma vabbè dettagli. Allora, vi faccio vedere com'è la mia giornata in casa di riposo. Ho perso anche una ciabatta, ma vabbè dettagli. Nonno Telone, dai, alzati. Oddio, che succede? Ah, aiuto! Che succede? Porco cane, sto materasso è troppo morbido. Aia, ci ho fatto malerrimo. Ok, la mia mattinata decisamente... Cosa sta accadendo? Non è iniziata bene. Quella mi sa che era una parte del mio corpo. Sto perdendo sangue dovunque. Aspetta, vado a darmi una lavata che sennò mi si sporcano tutti i vestiti. E voilà, aiuto! Troppa pressione nella doccia. Mi sono denudato. Ah, mi sono preso anche tutti i vetri dell'armadietto. Ah, la sofferenza immane. Allora, aspetta che mi reincarno velocemente. E voilà. Il telone, quando si reincarna, respawna direttamente nel bidone della spazzatura più vicino. Funziona così di solito. Aspetta che c'è anche un quadro elettrico. Non devo toccare! Non devo toccare! Porca di quelli per porca, mi sono preso la 220. E se non si fosse capito, è un gioco ad elevato tasso di ignoranza. Ma vabbè dettagli. Allora, vediamo di cucinarci qualcosa per colazione! Aiuto! No! No! Non ho fortuna! Aiuto! Qualcuno mi spenga! Qualcuno mi spenga! E porco cane, cos'è sto calderone abbastanza inquietante? Lasciamo stare che è meglio, vediamo se c'è qualcosa in frigorifero, porco cane. E oh mio Dio, il granchio più grande che io abbia mai visto. Aspetta, vediamo se riesco a afferrarlo. Gambero, granchio, vieni qua, non voglio la banana. Mi ha tagliato cose, e non in senso buono. Ehi, cosa sta accadendo là dentro? Cos'è tutto questo casino? Senti, vedi di uscire, nonno Telone, che devo dare una ripulita. Guardali tutti che mi ignorano, maledetti. Questi sono tutti i miei amici sotto cielo. Ah, trascivato, aiuto. Giorgio, dammi una mano, aia. Ok, l'importante è che io sia ancora vivo. Come non detto, mi è caduta una libreria addosso. Ok, va tutto bene. Peraltro ci sono anche degli obiettivi. È noto adesso che ho un pollo in camera. Ciao pollo, come va? Tutto bene? Il mio migliore amico. Dicevo, ci sono degli obiettivi che io devo completare. E ogni volta che ne completiamo uno possiamo ottenere dei premi incredibili. Il naso da clown, il taser, la mano taser, perfetto. Un'ascia, perché mi par giusto. C'è una festa al piano di sotto. Dai, bravo Massimo che compi 126 anni. Oddio, ho trovato dei fuochi d'artificio e un favo con le api. Ah, le api, aiuto, datemi una mano. Possiamo anche accendere i fuochi d'artificio. Ok, lasciamoli qua. Oddio, no, mi sono fatto male, arrivo sui fuochi d'artificio. Mi sono rotto il femore, signorina, chiami il dottore, la prego. No, non volevo portarvi la... Oddio, si sta buggando male la signora. A posto. C'è l'armadietto con le medicine. Aspetta un secondo, apri l'armadietto. Non volevo dare una botta alla signorina. Signorina, aspetta un secondo. Devo prendere le medicine, quelle buone. Ui, lala, come una torta. Credevo fossero delle medicine. Senti, tu butta giù tutto e voilà. Come nuovo, nonno. Ah, ok, non dovevo farmi di troche. Basta con questo casino, non se ne può più. Lei verrà buttato fuori da sto cavolo di ospizio. Ma no, ma povero nonno Telone. Scusate, e il resto del mio corpo me lo ridate? A malapena c'è il culo del nonno Telone lì in mezzo. Ora mi posso esplorare liberamente la città. Oh mio Dio, così tanti modi per morire e così poco tempo per decedere. Posso prendere l'ascia? Ok, da quest'altra parte invece abbiamo il taser. Quindi io posso equipaggiarlo con E. Ok, sono riuscito ad equipaggiarlo. Si nota un attimino la mia mano taser, ma vabbè dettagli. Aspetta che c'è anche il poliziotto. Vediamo se riesco a fargli un scherzone. Agente, ci sono le macchine. Mi hanno messo sotto la gente, è morto malissimo. Ma porco cane, io che volevo fargli uno scherzone. Sta gente guida veramente DM. Ci sono un sacco di negozietti. Boni, date buoni, oddio. No, porco cane, mi hanno messo sotto. Gradisco un po' di 220, oddio, è partito via male. Secondo me si vendica. No, sono un povero tenero docile vecchietto. Porco cane, mi hanno legnato come se ci fosse un domani. Oddio, hanno rimesso sotto anche il tipo. Olè, come non fosse accaduto nulla. Aspetta che ho trovato il ristorante giapponese. No, non mi tiri i coltelli. C'è lo chef che mi odia tantissimo. Signore, ne possiamo parlare? Oi, ciccio, ti tiro anche i coltelli, ti tiro le coltellate. E porca di quelli per porca, ma basta veramente però, Ah, mi ha ritirato i coltelli. Ma basta. Ma porca di quelli per porca, ok. Rotolando, ho perso arti, ma sono riuscito a prendere anche il bigliettino. Oh, sono respawnato, ma mi trovo in un'altra zona.
Ho trovato i tipi della nitezza urbana. Oh mio Dio, no, non mi afferri, signore. Signore, che fa? Che fa? Ma no, no, ok, ok, sono ancora vivo. Sono ancora vivo, aspetta, no, no, non ci riprovi. Non ci riprovi, buon uomo. Sono un nonno, non mi butti nel... Porco cane, secco non riciclabile. Ma la vuole smettere? Ah, ah, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Mi ha triturato le gambe. Ah, il dolore immane, la smetta di afferrarmi però, buon uomo. Buon uomo, per favore. Perché sono un tenero docile anziano che adesso respawna e si vendicherà tantissimo. Devo cercare di afferrarlo io. Lo afferro io, lo afferro io. No, mi ha afferrato lui di nuovo. Ok, vieni qua, vieni qua. Gli ho preso l'immondizia e fuggo. Credo che il nonno non stia bene. Aiuto, mi hanno rotto la colonna vertebrale. Agente, agente, mi dia una mano. Chiamate un medico, non sto chiaramente bene. Ok, eccomi ritornato alla casa di riposo. Aspetta un secondo, quella è la mia camera da letto. Ah, il nonno si è ripreso nel frattempo. Se riesco ad arrivare sopra, in teoria dovrei recuperare uno dei biglietti. In teoria posso passare da qua. Ok, lo prendo come un più o meno. Vabbè, il biglietto l'ho preso, ma mi sono triturato male nel condotto dell'areazione. Ok, respawniamo di nuovo come non fosse accaduto nulla. Buongiorno, scusa. C'è un tipo dentro. Ma scusi, ma cosa fa lì dentro? Ma che schifo, ma dai. Questo è il cosiddetto maglio pesante. Beh, c'è... Oddio, oddio, macchine, macchine, placatevi. Volevo usare il mio grande grosso maglio, santo cielo. Oh, neanche Rocco ti gira con un maglio del genere. Oh, sto facendo danni. Guardate che roba, le auto sono finite fuori strada. Perché ho lasciato il maglio al centro. Anzi, stavo cercando di buggarle, effettivamente. E stanno accadendo cose brutte. Bani, date, buoni. Oddio, oddio, ho colpito la gente, se ne sono accorti. Bani, aspetta, 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 percuocilo, percuotilo. Oddio, ok, ce la posso fare. Perfetto, fallo fuori, fai fuori il bastardo. Polizia violenta, polizia brutale. Oh, oh, auto, non andare in retro. Ma dai, ma sono appena respawnato dal bidone. Signore, ma mi prendi in giro? Non faccia la retro, ma... Ma porca di quelli per porca. Sono già tutto fratturato. Aspetta che respawno. Evitando l'auto. Ah, evitando l'auto se possibile. Come faccio a bagarmi in sto modo solo io? Ho trovato il kebabaro. Salve signor kebabaro. Un estintore pieno zeppo di CO2. Oddio, oddio, aspetta, aspetta, aspetta. Posso far volare il nonno. Guardate il nonno che vola libero e felice come uno youtuber. Aspetta, no, 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 è finita la carica. Ok, sono atterrato fuori dal mio appartamento. Ma vabbè, dettagli. Quindi con questo posso raggiungere davvero delle altezze assurde. Perfetto. Vai così. Vai così, nonno telone. Piano, piano che poi ti sfracelli il femore. Aiuto, aspetta, aspetta, aspetta. Non finirmi in culolandia, nonno, nonno. Nonno, piano. Oh, i cavi dell'alta tensione, nonno. Ah, i cavi dell'alta tensione. Oh, porco cane. Scusate, ho perso metà del mio corpo. Come faccio a essere ancora vivo? Ma vabbè, dettagli. Dove sono finito pure io? Nel frattempo vedo che quest'auto è ancora buggata qui. Porco cane. Se ho visto bene, dovrei aver sbloccato altre due ricompense. Come ad esempio la pistola. Perfetto. E la katana. Vabbè, non è una katana, santo cielo. È un coltello da macellaio. Aio, ciao Giorgio, come stai? Sì, però è la peggior pistola che io abbia. Ok, funziona. Funziona, non c'è che dire. Dove andate, amici? Aspetta, ma c'era una zona anche qua sopra. Ah, porco cane, la polizia ha visto con la pistola. Guarda che provano a colpirmi. Sparo al poliziotto. Sporo il poliziotto, porca di quelli per porca. Ma ora c'è... Ah, finti colpi. Aspetta, 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 aspetta. Non mi ero accorto che devo anche ricaricare. Sì, ma sta polizia è immortale, porco cane. No, aspetta, uno non l'ho più visto. Il che vuol dire che dopo un po' che li colpisci ci dovrebbero finalmente schiattare. No, 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 no. Non avrà la mia pistola. Ok, ce l'ho fatta finalmente. Oh, un mendicante che suona gli strumenti. Fai schifo. Vai, tornatene a studiare, giovine. Perché quelli per porca? Perfetto, tutto è bene, quel che finisce bene. Oh mio Dio, ho sbloccato la pistola banana. O la banana pistola. Non so cosa diavolo sia, ma lo dobbiamo scoprire quanto prima. Aspetta, aspetta che c'è una macchinetta proprio qui in parte. Io la butto là, ma sarà probabilmente, oltre ad avere una forma da banana, sarà una pistola che spara banane. Sì, in effetti spara delle banane. Cosa me ne faccio delle banane? Ah, stupido io, ti fan scivolare le banane. Ti fan scivolare, però... Porco cane. Sono scivolato più io che altro. Guarda, guarda, guarda che non ci casca il vecchio. Ehi, ehi, ciccio. Oh, finalmente, porchi quelli per porca. Ti faccio rompere il femore, Ti rubo la pensione, porchi quelli per porca. Ho trovato anche il cimitero degli youtuber. Ah, che succede? Ci sono le tombe che esplodono. Chi è che ha messo delle mine sulle tombe? Ma mi straprendi in giro. Sospettavano che il Delon Gamer sarebbe andato a fargli gli scherzoni post mortem. E quindi si sono venduti. Oh, oh, ma perché mi picchi? Ma perché mi picchi? Pigliati tutta la mia banana. Normalmente le do alle donne la banana. Ma vabbè, guarda, guarda che ti picchiano. A scopate. Guarda che il nonno non si fa scopare così facilmente. Ah, sono preso due venti. Ah, porco cane. Ah, il cactus.
Porco cane, mi prendo anche cose del cactus. Signora, si levi, mi dia una mano, ma chiami un'ambulanza. Oh, sono morto. Ma mi domando come mai, non so neanche quale sia stata la causa. Sono tornato dall'oltretomba, maledetto. Ti insegno io a non chiamare l'ambulanza ed a percuotere un povero vecchio. Ti mando io al cimitero, porco di quelli per porca. E che cocchio. E quel momento imbarazzante in cui ti accorgi che qualcuno ha lasciato un fucile. Oh, parliamone. Adesso derubare i commercianti sarà molto più facile. Guarda che è tornato. Ti avevo detto di andartene, porco di quelli per porca. Pusha via. Oh, la polizia. Polizia, no, 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 mi picchi. Qui là. Che cocchio, ma tutti che respawnano in 10 secondi. Io posso praticamente one shotare le genti. Malevatevi, malevatevi pezzi. Oh, e basta con quel PvP. Hai rotto le scatole, non se ne può più. Che cocchio. Oh mio Dio, hanno inventato lo spray per allontanare i vecchietti. Boomer bigon. Quando il vecchietto ti si avvicina troppo, porchi quelli per porca, gli spruzzi un po' in faccia e scappa via. In realtà praticamente è uno spray al peperoncino, quindi farebbe scappare via chiunque. Aspetta, aspetta, premimi. No, no, l'interruttore. Vai, ok. Oddio, c'era un martello pneumatico. Perfetto, scusate. Scusate, buongiorno. Oh mio Dio, ho trovato dei fuochi d'artificio. Posso prendere i fuochi d'artificio? Sì, in effetti. E li posso anche accendere. Oh, pepepepepepe. Maronne. Non è stata una buona idea. Mi è esploso e ho perso una gamba. Ok, aspettiamo che l'ascensore scenda. Perché se ho visto bene, da quella parte, porco cane, c'è una specie di sparachiodi. Devo cercare di prenderla al volo. Petta, 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 petta. Uila. Sì, sembrano chiaramente... Sì, sparachiodi. Scusate l'ignoranza, ma questi non sono chiodi normali. Questi sono i chiodi che utilizzi per la ferrovia. Vediamo un po' come funzionano. Sì, però la mira. Nonno, la mira, porca di quelli per porca. Ok, cerca di inchiodare la gente. Cerca di inchiodare la gente. Vogliono inchiodarmi per l'omicidio della gente. Sì, però... La mira zero, si vede che nonno telone. Ok, ci servono parecchi colpi. Ma alla fine in qualche modo combini. Aspetta un secondo che mi posso vendicare del tipo. No, più a sinistra. Ok, oh mio Dio, si piantano proprio i chiodi. E te ragazzino sei rimasto lì a guardare senza far niente. Oh, aspetta, è finito dentro? No, 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 non è finito dentro, maledetto. Aspetta, aspetta, pigliati altri due chiodi. Ti inchiodo sul posto di lavoro, maledetto. Si è vendicato. Ah, no, si sta vendicando, signore. Porco cane, sono pieno di un po' di schifi di cactus. Aspetta un secondo, c'è una presa elettrica lasciata lì. Ma la dobbiamo assolutamente ricollegare. Vediamo se ce la faccio. Ok. Oh no. Oh no, porco. Mi dispiace, buon uomo. Non se la prenda con me. Devo far fuori i testimoni. Ok, abbiamo eliminato il povero dipendente comunale. No, 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 no. Karma, Karma, stai buono 10 secondi. Aspetta, aspetta, possiamo entrare anche qua. Buongiorno. Scusate. Che... Scusi. Come funziona? Era un attimino ambiguo per un secondo. Ok, finalmente sono riuscito ad eliminare il bastardone. Porco cane, allora c'è un'ascia lì, ma ce l'abbiamo già. Oh, ho visto, adesso ci sono le bombe a mano. No, no, prendi le bombe a mano. Ok, non penso sia... Cos'è successo? Il tombino mi ha sparato verso l'alto. Ci ho fatto malerrimo. No, no, nonno, rialzati. E lancia una bomba a mano laggiù. Oddio, che succede? È respawnato il tipo. Porca di quelli per porca, era anche monouso. Bastardone, mi hai fatto sprecare la bomba a mano. E di giù, ti scegli io a fare il dipendente comunale. Ok, cerchiamo di utilizzare il tombino per raggiungere una zona. Aia, superiore, no, l'ho preso la 220. Ho direttamente preso la 220 e mi sono preso un'auto in quel posto, ma ho dettagli. Ok, tatticone della vita. Ho trovato ben due tanicozzi di CO2. Allora, aspetta un secondo che evito di farmi investire se possibile. Che succede se li attivo? Entrambi, oh mio Dio. Oh mio Dio, è super nonno. Ah, ok, ho sbattuto contro la barriera. No, 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 ce la faccio, mi salvo, non mi salvo. Au, sono atterrato malerrimo. Ho giusto perso un po' la testa, ma vabbè, dettagli. Ok, attiviamo prima uno, attiviamo anche l'altro perché sono fra un'ora. Siamo ancora qui, piano, aiuto, 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 aiuto. Ok, finalmente sono riuscito ad atterrare su un edificio. Allora, vedo un biglietto laggiù, vediamo se ce la faccio a raggiungerlo. Dammi un po' più di spinta, troppa spinta. Ah, ma li posso spegnere! Quel momento imbarazzante in cui scopri che li potevi spegnere. No, no, lo so che sei un po' appesantito. Prendi il biglietto, bravo. No, no, perfetto, c'è un regalo lì sopra. Allora, vai, piano, perfetto. Devo mollarne uno. No, il regalo, il regalo! Non so cosa ci fosse nel regalo. Oh, porco cane, ho spaccato fuori tutto! Sono atterrato malerrimo. Ah, siamo sopra il kebabaro. Porca di quelli per porca, scusi. Ha visto un regalo, l'ho perso da queste parti. Oh mio Dio. Oh mio Dio, c'è il tritacarne. C'è il tritacarne, nonno, vai. Il tuo sogno di diventare un kebab umano finalmente si è realizzato. Ah, il nonno voleva sempre fare o il kebab umano o l'hamburger. Oh, se n'è andata l'auto che era buggata male qua. Cosa diavolo è successo qua dentro? È pieno zeppo di immondizia.
Devo trovare un modo per entrarci. Porco cane. Mi sono preso un rastrello in testa. Ma chi è che ha lasciato un rastrello in mezzo alla strada? Ma porchi quelli per porca. Buongiorno. Ma che fa? Salve. Guardi che non fa niente, eh. Il nonno è a prova di acqua. Non si lava da una vita. Signore, ha rotto i marozzoli. Ma io la posso lavare anch'io, eh. Porca di quelli per porca. Basta. La smetta cortesemente. Oddio, che è successo? Dove? Signore, si è bagato male male. Ho visto cose brutte. Ho visto cose tanto brutte. Allora, vediamo un po' che è successo qui. Fa che macello. Ok, mi sa che questa è una zona segreta. Dobbiamo passare da di qua. No, Pirla io, ovviamente. Ora devo ritornarci, porco cane. Aspetta un attimo, potevo prendere il kebab. Ma quello piccolo, non quello gigantesco. Adesso lo sappiamo. Signora, si levi. E non ne posso più, porca di quelli per porca. La smetta. Oddio, dove è andato? Sto tipo si smicchia. Oddio, oh! Esci da questo corpo, Satana. Esci da questo corpo, Satana. Allora, droppiamo il kebabone e vediamo di ritornare dove eravamo prima. Perfetto, sembra che fosse la stanza segreta di qualcuno. Abbiamo ottenuto un biglietto e quelle sono delle mine. Ci possiamo lanciare qualcosa? Oh, peggiore delle ipotesi, ci lanciamo il nonno. Ok, togliamo la trave. Perfetto, piano, nonno. Forse ce la puoi fare a salvarti stavolta. Ok, sono ancora vivo. Incredibile, sono ancora vivo. Sono sopravvissuto, nonno inarrestabile. Allora, ho trovato la batteria di una macchina, ma soprattutto una bomba. Un movimento sensuel. Porco cane, c'era la festa di compleanno in casa di riposo e non ho portato nulla. Buon compleanno, ragazzi. Ok, sarà un compleanno che non vi dimenticherete molto presto. Sono sopravvissuti. Ma dite, 00 pesce, vieni con me. Legneremo i poliziotti di brutto perché il pesce è così buono e lo sai. Morirai. Porco cane, aiuto al signore pesce, non piace. Era allergico a quanto pare. Aspetta un attimo, in questo negozio ancora non sono entrato. Scusi, porti pazienza. Non mi dire che la porta era aperta. No, ok, la porta era chiusa, quindi ho fatto bene a entrare manualmente. Allora, oh mio Dio, che cos'è questo? Il martello ad energia? Cos'è il martello ad energia? Allora, porco cane, vediamo di testarlo su qualcuno. Oddio, è un oggetto, aia, molto potente come potete vedere. È il martello di Thor del nonno praticamente. Occhio al poliziotto, vendetta, tremenda vendetta. Sono inarrestabile. Vabbè, ho capito che ha energia. Ma dopo un po' il martello si vendica su chi lo possiede. Signore, scusi, mi ha lasciato il culolandia. Aiuto. Signorine, la distanza di sicurezza, porca di quella porca. Il covid è ancora un problema. Vergognatevi, agente, sto facendo mantenere l'ordine. Non rompa la ciolla, voglio dire, ci muoio io, se mi prendo il covid. Porca di quella porca. Basta, aia. Non si picchiano i vecchietti, almeno mi picchi con i guanti che mi trasmette il covid. Ok, aspetta che torno nel negozietto perché c'era tanta altra roba. Ho trovato il cavallino giocattolo. Nonno, cos'è? Oddio, si è triggerato il nonno. Si è triggerato il nonno, levati giovine. Quando ha il cavallino in mano corre tutto triggeratissimo. Ma mi prendi in giro? Levatevi, levatevi che c'ho il cavallino. E questo invece che cos'è? Credo sia un nuovo tipo di arma. Ah, è uno sparapalloncini. Oh, non mi dire che qualunque persona tocca il palloncino viene sollevata per aria. E poi il palloncino si rompe e cade. Oh mio Dio, è troppo bella sta cosa. È l'arma della vita. È l'arma della vita. Aspetta, dimmi che funziona sulle auto, ti prego. No, niente da fare, sulle auto non funziona. Sui vecchietti, oh mio Dio, non ci sono decisamente problemi. Dove va, signore? Signore, la sua pensione è da questa parte. L'ho buttato direttamente sul deposito degli anziani. Perfetto. Oh mio Dio, quelli atterrano sui tetti. Vediamo un po' se ce l'ho fatta. Col poliziotto ha funzionato un attimino meno. Aspetta un attimo. Ho trovato un negozio di fuochi d'artificio e sembra che manchi una batteria. Ce n'erano parecchie sparse per la città. Forse lo possiamo aprire inserendoci la suddetta batteria. Se non ricordo male, all'interno del nascondiglio c'era proprio la batteria che ci serve. Evitiamo magari di calpestare la mina, che fino adesso sono stato un prafo nonnino. Perfetto, il negozio era proprio qua dietro. Metti la batteria. Olè. Ed in effetti si è aperta una nuova porta. Non è che ci sia molto in effetti. C'è una pistola banana, che poi devo ancora capire come funzionano. Io li punto in una direzione specifica e parto via. Il problema è che poi mi parte via una gamba e un braccio, quindi non è che ci ho guadagnato più di tanto. Ci ho perso onestamente. Ah, ma non c'è solo il kebabaro in città. C'è anche il tipo che vende gli hot dog, quelli brutti, maronne che brutti. Oddio, ci sono i ghiacciolini. C'ho un caldo adesso che un ghiacciolino me lo mangerei volentieri. Signore, lei c'è un cappello bellerrimo. Porti pazienza. Mi dia il cappello.
Mi dia il cappello. No, si levi dei maronzoli lei. Ok, raccogli il cappello, nonno. Abbiamo il cappello da dipendente degli hot dog. Perfetto. E che cos'è questa? Posso sparare cosa? Oh, ho trovato un lanciafiamme. Signore fottesega, è in fiamme. Ha detto, tanto ormai la mia vita faceva schifo anche prima. Quindi fatemi capire bene, posso far infiammare gli animi dei giovani. Incredibile. Sono un nonno molto focoso. Donne, è arrivato nonno telone. Aspetta, che vedo di infiammare anche questi. Porco cane, tutti in incendio. Buono dai, io direi che per questo ignorantissimo episodio con il focoso nonno telone è tutto. Come vi ho detto è una demo, pertanto abbiamo visto quasi tutto. Il gioco dovrebbe uscire nei prossimi mesi, ma se volete ce lo giochiamo assieme non appena sarà rilasciato su Steam. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel commento ignorante e noi ci rivedremo non appena nonno telone fugge nuovamente dall'ospizio. Ciao ciao!